Salve a tutti, oggi andremo a vedere le impostazioni generali di WordPress. Negli altri due tutorial abbiamo visto il primo come installare adunanza nel nostro spazio web, il secondo come reperire e installare un template. Oggi andremo a vedere proprio le configurazioni generali di WordPress. Allora, ci colleghiamo al nostro pannello di controllo, entriamo dentro e andiamo su strumenti. Allora, qui questo menu è veramente scarno, ci sono soltanto gli strumenti disponibili, dove qui non dovremmo toccare nulla di particolare, e praticamente invece qui andiamo a importa, vi faccio vedere, ci sono vari plugin, questi sono dei plugin. Praticamente questo ci permette di importare articoli, feed, RS e articoli da altri dispositivi. Noi abbiamo degli archivi da importare da WordPress oppure da praticamente la piattaforma Google di Blogger o altre piattaforme. Possiamo importare gli strumenti, basta cliccare qui. Io ce l'ho già installato, ma a voi vi fa installare il plugin. Aspetta, vi torniamo qui indietro, vi faccio vedere una cosa. Tipo gli RS, i feed, no? Clicchiamo qui, si apre e lo installiamo. Facciamo attiva plugin. Io adesso non lo attivo perché lo andrò a cancellare, perché io uso un altro metodo per importare i feed. E fatto questo, adesso possiamo anche esportare i nostri articoli. E torniamo su strumenti, esporta. E ci fa decidere cosa dobbiamo esportare, tutto il contenuto, cioè gli articoli, pagine, media, oppure soltanto gli articoli, soltanto le pagine o soltanto i media. Allora, mettiamo, io adesso ho solo un articolo qui, no, perché questa è una piattaforma test. Mettiamo articoli. Poi cosa succede? Succede che ci fa scegliere la categoria degli articoli che vogliamo esportare. Io in questo caso ce n'ho una sola. Gli autori, se abbiamo più di un autore, e la data iniziale e la data finale. Io questo lo lascio, dato che ho solo un articolo, lo lascio vuoto, e lo stato, facciamo pubblicato, e facciamo scarica file di esportazione. Fatto questo, ce lo esporta e lo possiamo importare dentro il nuovo nostro sito, andando, come ho fatto vedere, poi importa. In questo caso dobbiamo scegliere WordPress e lo installiamo. Facciamo così, andiamo carica file e scegli file, scegliamo il file, lo inseriamo e fai carica file e importa. Fatto questo, andiamo sulle impostazioni, che è la parte più importante. Allora, questi sono i generali. Qua il titolo del sito, qui possiamo mettere un motto, io di solito in genere lo lascio vuoto, questo lo lasciamo come sta, non lo dovete toccare assolutamente. Il vostro indirizzo email inserite, questo io vi consiglio di lasciarlo in bianco, cioè cosa vuol dire? Se lo spuntate gli utenti si possono registrare al vostro sito, però poi questa cosa comporta la gestione degli utenti registrati e diventa un po' più complicato. In caso volete attivare questa opzione, mi mandate un commento sotto al video e vi spiego poi come gestire gli utenti, perché vanno dati permessi, eccetera. Ruolo predefinito dei nuovi utenti lo lasciamo così, fuso orario lo lasciamo Roma, la data lasciamo così come sta,
formato ora lo lasciamo, la settimana comincia da lunedì e la lingua la lasciamo così. Salviamo e andiamo su scrittura. Oh, questo è molto importante. Allora, possiamo decidere di praticamente, ammettiamo che noi abbiamo delle categorie, possiamo decidere di default quale articolo, quando noi creiamo gli articoli, a quale categoria appartenga. Io di solito lascio sempre senza categoria perché poi io decido io cosa, dove metterli. Il formato dell'articolo predefinito, se farlo standard, discrezione, chat, galleria, eccetera, eccetera. Questo lo andremo a vedere in un altro tutorial. Perché? Perché, come ho detto nell'altro tutorial dei template, dipende che tipo di template avete installato, perché non tutti i template sono uguali. Scendiamo sotto. Questo è il server, la configurazione del server è il server della posta elettronica. Lasciatelo così, tanto 90% delle volte non vi servirà, perché useremo un altro tipo di plugin molto più completo. Allora, ecco, questo lo lasciamo così perché praticamente è il server degli aggiornamenti di WordPress. Salva. E andiamo sulla lettura. Allora, qui possiamo far decidere agli utenti cosa far vedere in modalità lettura, cioè in modalità piattaforma a livello pubblico. Questa parte qua. Possiamo decidere se far vedere gli ultimi articoli, una pagina statica. Oppure in questo caso dobbiamo scegliere quale pagina statica fare. Ora, cosa vuol dire? Vuol dire che se voi, ammettiamo, avete una classica home page, ok? Potete decidere che la persona all'inizio vede la home e poi c'è una sezione apposta per gli articoli. Selezionando pagina iniziale dobbiamo mettere home. Pagina degli articoli, dobbiamo selezionare il menu degli articoli dove vogliamo farli vedere. Io in questo caso lo lasciamo così. Naturalmente, poi se avete qualche dubbio, basta che mi mettete un commento sotto al video. Se state su YouTube, se state sulla mia piattaforma di siti di corsi online, che poi vi farò vedere. Mi potete mandare in chat una domanda, io vi risponderò pure per posta elettronica. Allora, i feed visualizzati più recenti li lasciamo 10, che sono più abbastanza sufficienti. Per ciascun articolo in un feed mostra tutto il testo o un riassunto, dipende, questa è una cosa un po' personale, dipende da cosa volete fare voi. Questo naturalmente voi ce l'avete spuntato, io non l'ho spuntato perché all'inizio di installazione del video avevo detto che questo era un coso di test, perciò non serviva essere visibile nei motori di ricerca. Le discussioni. Discussioni sono i commenti. Potete impostare i commenti sui vostri articoli. Anche questa cosa io non uso i commenti di default di WordPress, ma uso i commenti customizzati al mio profilo Google Plus. Perché questo? Perché questi sono molto più potenti e sono molto più visibili di un semplice commento, piattaforma di commenti di WordPress. Perciò in caso praticamente non lo tocchiamo questo qua, perché poi vi farò vedere un potentissimo plugin che implementa i commenti della vostra pagina Google Plus. E a livello di visibilità è molto più potente. I media. Questo
Qui possiamo decidere le foto di default quante farlo diventare grandi, se lasciare la larghezza, l'altezza, le dimensioni, dimensione grande o piccola. Lasciamo, questa è una cosa vostra personale. E poi salviamo. Ora, questa è molto la parte più importante di tutti, i permalink. Perché? Perché qui, quando noi creiamo gli articoli, adesso andiamo a vedere un attimo. Questo è il mio articolo. Vedete come appare? Allora, questo a livello SEO è un'ammazzata in mezzo alle gambe, cioè non è URL friendly. Vi consiglio di impostare un altro modo la URL, che adesso vi farò vedere, in modo che i motori di ricerca sono più invogliati a indicizzarlo. Ora, questa cosa, dato che è un'impostazione molto delicata, vi faccio vedere come si fa e non toccate più niente. Dobbiamo dire struttura personalizzata. Perché? Perché qua dice che fa, questo è il sito, è la radice del sito web e questa è la parte dell'articolo, come verrà impostato. E qui dovremo inserire questa impostazione qui. Adesso vi faccio vedere cosa ho fatto. Praticamente abbiamo detto che i nostri articoli dovranno uscire fuori, cioè il titolo dell'articolo non sarà più così, ma sarà praticamente il nome del post punto HTML. Salviamo. E qui praticamente vi apparirà in questo modo il vostro sito e poi il titolo del vostro post. Facciamo salva le modifiche. Questo voi non lo vedete perché è un plugin che io ho installato per Rich Snippet e che poi andremo a vedere molto più avanti. Perciò, questo voi non ce lo avete. È come, se, come, cate, come categoria è un po' complicato da spiegare perché dovete conoscere tutti gli snippet di schema.org. Se siete interessati a questa tematica, ho fatto altri tutorial un po' più complessi per Rich Snippet. Allora, abbiamo finito. Questo ovviamente abbiamo configurato le impostazioni di WordPress. Questo qui serve a ridurre il menu. Se voi cliccate, vi apparirà in questo modo. A me non mi. Io lo, in genere lo uso così perché non mi dà fastidio. Però molti utenti invece usano questa impostazione che è meno invasiva. Però poi, se voi non conoscete bene le icone, dovete un po' smanettare per cercare quello che vi serve. Ok, con questo tutorial è tutto, spero di essere stato utile. Il prossimo tutorial sarà come praticamente installare i plugin principali. Vedremo i plugin che non possiamo rinunciare, che sono assolutamente da installare per una vostra esperienza migliore di gestione del sito web o del blog che sia, e vedremo come cercarli e installarli. Questo è tutto, al prossimo tutorial.